La seconda parte della trasmissione è dedicata proprio ai certificati di investimento. Ripartiamo da te e dalle tue proposte. Naturalmente, Turbo, no? Parliamo di Turbo. Yes, anche se giocavo Beh. in porta prima quando Ah, sono stato giocava forte in a Piura. porta. Giocavo in porta, ero portiere, Ma però dalla insomma. difesa all'attacco, qua, calcio E totale. a tutto Bello. turbo, assolutamente. Riccardo sta dicendo qualcosa? Non mi sembra. No, no, volevo citare un vecchio modulo, il modulo Bizona, il 555 Grande di Oronzo Canà. Alonso Canà. Questo pochi magari lo conoscono. E no, beh, ma comunque resta ancora un cult, forse anche per i giovanissimi, sicuramente Lino Banfi, insomma, ce lo ricordiamo tutti. Va bene, allora passiamo dal modulo, ecco, della Bizona a invece ai moduli, alle proposte, di Renato, che quale strategia ci propone appunto sui certificates? Beh, comunque titoli in qualche modo difensivi, quindi potremmo Ah, anche attenzione. definirli in questo modo e ci sono delle evoluzioni interessanti che adesso vado a mostrare e Sì? condividere ancora il mio schermo e quello che state vedendo è il grafico giornaliero ai Chinasci di Enel, quindi titolo che vanta una performance da inizio anno, come si può notare qui, del più 17,59%, sotto c'è un grafico giusto in 3D a 30 secondi per vedere le dinamiche all'interno della seduta, sopra quello delle Kinashi, che ricordo è molto simile con le candele classiche giapponesi, c'è una formula che rende questa tipologia di grafici più lineari con le tendenze in corso e il cambio quando cambia colore, proprio quello che è accaduto ieri, c'era stato già una prima indicazione verde nella seduta di lunedì, ma in una seduta in cui era rossa invece sul grafico candele giapponesi. Ieri invece giornata positiva, candela verde. Da oggi si sono create quindi le premesse per un ritorno del trend positivo di questo 2023. E la curiosità è che se io riporto il grafico indietro a un anno fa, si nota come maggio 2022 il titolo era nello stesso range di prezzi come è adesso praticamente. Vedete, era qui quando ha toccato l'area dei 6,18 euro e poi ha fatto un po' di lateralità, un po' quello che si sta vedendo anche adesso, anche in precedenza, eventualmente qua ad aprile era partito. Lì poi ha bucato al ribasso, ma c'è da dire che si veniva da una tendenza già ribassista, negativa, che ha visto i minimi l'anno scorso sotto i 4 euro ad ottobre, da lì è ripartito, quindi ora potrebbe essere una lateralità in attesa di un'esplosione nuova al rialzo. Questa è la lettura, interpretazione che si può fare in questo momento. Io ricordo che sono grafici daily e Kinashi perché a me piace vivere alla giornata ed essere reattivo più possibile proprio grazie ai Turbo, dove sul sito UniCredit One Market ho selezionato questo, il cui codice ISIN o ISIN, come preferite, lo vedete scritto qui, che ha un stop loss barriera, prezzo strike, knockout, come preferite, 5,56 e lo faccio vedere sul grafico praticamente qui in basso. Quindi siamo abbastanza distanti anche dall'ultimo minimo registrato venerdì scorso e con una leva interessante che, come si può notare, 11,42, il che significa che se Enel fa più 1, questo farà il turbo più 11,42, ovviamente meno 1, meno 11, quindi attenzione, gioie e dolori. Quotazione, come sempre, molto conveniente rispetto al sottostante, questo costa adesso prezzo lettera 0,522. Come primo obiettivo, ovviamente, potrebbe essere quest'area dove passano i massimi, la resistenza che per il momento ha frenato l'impeto rialzista di questo 2023. Vedete come è stato fino adesso l'andamento del titolo Enel. E nel caso in cui riuscisse ad andare oltre, perché supporti e resistenze storicamente sono destinati a essere violati nel tempo, quindi se arriva qui con un colore verde potrebbe andare anche oltre e a quel punto faccio vedere anche altri obiettivi guardando quanto accaduto in passato, che non è ovviamente garanzia per il futuro, livelli che in passato hanno funzionato, dopo i 6,18 a quel punto 6,53, 6,86 e poi i 7 euro soglia psicologica, cifra tonda. E con la leva 11, come abbiamo visto prima, potrebbe significare davvero un bel gruzzoletto, un bel bottino, una bella performance. Chiaro.
Chiaro. Ecco, prima di sentire il parere anche di Riccardo, io direi presentiamo tutti i tuoi prodotti, Renato, perché c'è un altro turbo open end, questa volta che è su Italgas. Ecco, Sì. così chiudiamo la panoramica. E questo graficamente mi piace anche di più, perché guardate, candela verde sullo stesso livello dove, senza andare troppo lontano, marzo 2023, gennaio, quindi per 2 volte qui i rialzisti hanno eretto una barriera in tutti i sensi e da qui oltre il titolo non è mai andato, anche questa volta sembra, insomma, che abbia una certa voglia di ripartenza a rialzo. Candela verde, quella secondo la mia strategia utile da ieri, quindi da oggi possibile rialzo, ma questo livello esteso indietro nel tempo si nota è potentissimo. Supporto violato, ha fatto da resistenza, violato è tornato a fare da supporto. È incredibile come sia stato lavorato dai traders storicamente. Il livello in cui ci troviamo, io li chiamo una sorta di spartiacque, l'equatore praticamente di questo grafico. E quindi attenzione, eventualmente adesso se ci potrà essere il movimento opposto con target, a questo punto almeno primo target potrebbe essere i 6 euro. E il turbo di riferimento, il cui codice ISIN è questo qui, che ha uno stop loss barriera sotto i 5 euro, 4,92, quindi parecchio qui. Quindi sarà, dovrebbe fare nuovi minimi dell'anno. È una leva che ovviamente è quella sempre interessante. Qui scendiamo 6,89, che per carità è sempre, insomma, Sì, meno di 11, però oh, insomma, è cioè, sempre rispetto a un quelli di prima, chiaro. sì. Ma poi sono titoli, anche quello che abbiamo visto prima, Enel, diciamo lenti, non così volatili, quindi si può anche scegliere un prezzo strike più vicino. Ovviamente nel caso per esempio di STM mi terrei più distante, giusto per fare un esempio, per non parlare di quelli americani che sono ancora più, insomma, hanno delle oscillazioni più importanti. Benissimo, Riccardo, torno da te perché abbiamo visto i titoli scelti da Renato, due titoli Enel e Italgas che hanno voglia di ripartire, ecco, l'abbiamo definiti così. Ti piace questa scelta? Sì, assolutamente la scelta di Renato, comunque è una scelta dettata poi da quelle che sono la sua analisi tramite appunti grafici e i Certo. Tinashe. Poi ricordiamo, sono sempre comunque analisi daily, giustamente come ha detto Renato, gli scenari possono cambiare. Abbiamo visto comunque come questi due titoli, Enel sia stata, è vero che comunque ha registrato un buon rialzo, il 17% se non erro diceva Renato, ma comunque sia stata molto in laterale per tanto tempo, anzi è stata quella forse che ha sofferto abbastanza, diciamo, rispetto all'intero indice lo scorso anno. Quindi magari un po' di ripartenza ci può stare e quindi sicuramente sfruttare appunto uno strumento a leva può essere comunque una giusta view. Ovviamente però dobbiamo ricordare una cosa, dobbiamo ricordare che comunque il mercato è ancora potenzialmente debole, ok? Quindi ci possono essere, quindi abbiamo visto comunque come abbiamo perso circa dai 28.000 punti, siamo a 26.2, 26.4, quelli che sono, quindi abbiamo perso circa 1.600 punti, almeno noi come indice italiano, quindi attenzione che magari prima di una ripartenza potrebbe esserci un ulteriore storno, comunque potrebbe continuare questa fase di debolezza, tale per cui quando viene scelto un prodotto, ok, come soprattutto come i turbo, è giusto nella scelta andare a identificare un prodotto che abbia uno strike, quindi cosiddetto livello di stop loss, non molto vicino. Perché? Perché se la nostra intuizione di lungo, cioè di fondo, è giusta, ma scegliamo uno strike molto vicino, rischiamo che, insomma, la posizione venga chiusa in perdita. Quindi io dico sempre, ovviamente poi Renato li sceglie in base a quelle che sono le sue idee, le sue intuizioni, però io dico sempre, attenzione alla coerenza tra quello che è l'orizzonte temporale della posizione e quello che è il valore dello strike o dello stop loss, non troppo vicino, perché troppo vicino comporta una maggiore rischiosità, una maggiore probabilità che questo livello di prezzo venga toccato e che la posizione si chiuda in perdita totale del Ok, capitale. Quindi chiarissimo. attenzione tra l'uno e l'altro, quindi attenzione tra coerenza, tempo e strike, perché è di fondamentale importanza. Magari si riduce un po' l'effetto leva, però si ha più probabilità che la posizione rimanga aperta nel corso del tempo. Quindi secondo Chiarissimo. me è da considerare in modo molto importante. Posso
Posso inserirmi un attimo? certamente, Scusami, Renato, certo. Riccardo. Sì. Infatti, una cosa importante, assolutamente d'accordissimo, tant'è che io scelgo sempre una tolleranza maggiore. Lo so che si riduce la leva, uno vede delle leve molto alte, viene attirato dai possibili guadagni. Però la stessa operazione di prima che ho fatto vedere, se dovesse violare il supporto con una chiusura ai chinasci dell'1% sotto il prezzo di riferimento, così come anche se dovesse manifestare, confermare delle candele rosse nei prossimi giorni, si può chiudere assolutamente prima il trade. Infatti io fino adesso non mi ha mai preso il prezzo strike, ho sempre chiuso e quindi ridotto quello che era il loss, la perdita Chiaro. iniziale che ero disposto a tollerare, che avevo già definito nel momento in cui si decide la somma da investire. Quindi anche meno, quindi di quella che è la perdita massima che uno è disposto a subire, facendo in questa maniera si riduce ulteriormente. Perfetto, ecco, puntuale anche questa specifica di Renato, così insomma diamo ulteriori informazioni ai nostri telespettatori, soprattutto strumenti per capire meglio i certificati e come utilizzarli al meglio. Riccardo, io resto ancora da te perché Certo. abbiamo visto ecco, le proposte di Renato, ma insomma almeno un prodotto io te lo voglio far presentare. Dai, Che cosa uno, uno. dici? Dai, Dai, allora, uno. almeno Allora, sì. facciamo così, lascio a te la scelta. Vuoi quello che paga magari nel breve un po' di più o quello più difensivo? Ma allora, io lo sai che io sono come Renato, vivo alla giornata, quindi penso al breve, scelgo il numero Quello che paga di più, uno. va bene, perfetto. Allora, ti do il codice ISIN, allora, che è DE, quindi così magari io lo ricordo, così eventualmente chi vuole lo segna, DE000HC5F di Firenze 5T4, T Eccolo di qua. Torino 4. Noi abbiamo già trovato, eccolo qui. Perfetto, allora, È un cash guarda. collect autocallable con maxi cedola. Esatto, perché ti ho parlato di questo? Allora, intanto ti dico quello che è il paniere. BPM, BNP Paribas, Fineco Bank e Intesa San Paolo, quindi un paniere settoriale, quindi Chiaro, azioni settore che sono, bancario. esatto, che sono correlate tra di loro. È un prodotto che è stato emesso a marzo, quindi di quest'anno, quindi un paio di mesi fa, esattamente, scade a marzo 2026. Prevede una barriera di protezione posta al 60% dei fixing iniziali, quindi in grado di assorbire un calo delle quotazioni del 40%. Però qual è la particolarità? La particolarità, come dicevo in precedenza, sono due. Intanto quello al momento di quotare sotto la pari, perché quota 99,60 in acquisto, quindi quota fondamentalmente meno del prezzo di emissione, che è 100. Però ulteriormente dobbiamo ricordare questo: questo prodotto paga un coupon, quindi una cedola condizionata alla barriera, quindi non, le azioni non devono perdere più del Chiaro. 40%, pari al 15% a giugno. Eccolo qua. E quando esattamente? La data di osservazione è il 14 giugno. Perché questo è importante? Perché è fondamentalmente, Valentina, un prodotto che insomma, permette di recuperare le minusvalenze, e quindi sono appunto i cosiddetti maxi premio, in modo consistente, perché ha un coupon più cicciotto, più corposo all'inizio, e poi successivamente dei coupon mensili, dei coupon trimestrali incondizionati pari all'1%. Quindi il cliente che fondamentalmente ha questa necessità o di un incasso abbastanza corposo nell'immediato, quindi nel breve termine, Sì. piuttosto che fondamentalmente di recupero minus, può utilizzare questo prodotto. Perché dicevo appunto una rendita? Perché se tu vedi questo prodotto, se noi guardiamo la documentazione, questo prodotto in questa situazione, e se di qui a 15 giorni le azioni non dovessero perdere il 40%, pagherà appunto un 15%. Esatto. Quindi comunque un coupon interessante per chi appunto ha questa necessità di rendimento. Sicuramente, allora, diciamo che in generale la struttura è una struttura non aggressiva, nel senso è una struttura che fondamentalmente viene utilizzata da chi ha bisogno di una rendita, però una rendita che viene anticipata per la maggior parte sul primo pagamento. Successivamente pagherà in modo incondizionato delle cedole trimestrali dell'1%, ed è un prodotto che questo può essere richiamato in anticipo a partire da dicembre. Quindi, qualora tutti i sottostanti a dicembre si trovassero al di sopra dei fixed
pricing iniziale, quindi sì. il loro valore di partenza sarebbe richiamato dall'emittente, quindi da noi, al valore nominale. Quindi diciamo ci sono una serie di fattori tale per cui è possibile considerare e consultare questo prodotto ovviamente all'interno di un portafoglio. Come questo noi ne abbiamo strutturati diversi, però appunto mi sono riagganciato a questa particolare struttura proprio perché ad inizio di trasmissione ho parlato appunto di condizioni di mercato favorevoli per alcuni prodotti che sono stati emessi anche mesi fa. Quindi sicuramente questo, a mio avviso, è una struttura da poter considerare. Poi il paniere può piacere o non piacere. Ovviamente Chiaro. Questo noi lo presentiamo come esempio. La scelta è sicuramente del cliente finale, che neanche in questo caso ricordarsi di quella che è la composizione del portafoglio, non esporsi troppo su alcuni settori, quindi magari fare una diversificazione settoriale, diversificazione geografica, quindi poi insomma le considerazioni sì, finali certo. erano sempre dall'investitore finale. Allora, devo dire che io sono soddisfatta della mia scelta, mi ha convinto questo serie. Sì, mi è piaciuto perché con questa struttura non aggressiva, ma questo rendimento anticipato alla prossima data di osservazione. Devo farti la domanda finale, lo comprerai? adesso lasciamo un pochino nel mistero, però insomma è un prodotto che così mi ha convinto e mi è piaciuta anche l'espressione che hai utilizzato, questo PON, no? Cicciottino. Un po' più cicciottino la prossima data di osservazione che è del 15 di giugno. Ecco, questo sì, sicuramente un prodotto interessante. Vogliamo dare un'occhiata anche all'altro? Ma rapidamente? Volentieri. Ok, qui invece vuole una strategia un pochino più difensiva, protettiva. Una strategia un po' più protettiva. La famiglia è sempre la stessa, sì. Cambia la composizione del basket, si passa sì. da 4 azioni a 3 indici, che sono l'S&P 500, il Nasdaq, poi 4 indici, S&P 500, Nasdaq, FTSE MIB ed Euro Stoxx sì. Banks. Questo per esempio è proprio un classico esempio di struttura abbastanza difensiva, perché paniere composto da indici, quindi meno volatilità rispetto agli stocks, barriera posta al 55%, cioè vuol dire in grado di assorbire un calo degli indici del 45%. Ora, tutto può succedere, cioè, l'abbiamo visto sì. durante il Covid, durante la guerra, comunque è sceso molto il mercato, però rimmaginarsi un crollo ulteriore del 45% degli indici significa che, o meglio, significherebbe che qualcosa ulteriore era successo, quindi magari uno scoppio della nuova pandemia, piuttosto che un intensificarsi della guerra, esatto, che non ci auguriamo, un uovo cigno nero, che assolutamente non ci auguriamo, ne abbiamo collezionati già tanti. Esatto, esattamente. Quindi questa mi sembra una struttura abbastanza difensiva. Al pari della difensività, però, Valentina, cosa corrisponde? Corrisponde una cedola mensile dello 0,89%, che per chi dovesse tenerlo in portafoglio per 12 mesi equivale a dire quasi un 10,70% di rendimento dal solo coupon annuo. Quindi capisci? Cioè, vediamo come. Se andiamo a integrare una struttura del genere, ok, anche per una persona che non è amante al rischio, con un BTP certo. o con un bond in portafoglio, crea una buona commissione di rischio rendimento, no? Certo. Questo è un derivato e lo sappiamo tutti, però dà una spinta, un derivato più difensivo, dà una spinta dal punto di vista del rendimento e sicuramente all'interno di un portafoglio è utile per andare a compensare quella parte di minor rendimento che viene offerta dagli altri prodotti. Una sinergia, insomma, anche con l'obbligazionario. Chiarissimo. Perfetto. Bene, abbiamo chiuso la panoramica dei certificati. Io li ho fatti presentare tutti e due alla fine, perché insomma io sì, ho fatto una scelta, però magari gli spettatori a casa hanno delle esigenze anche diverse rispetto alle mie, quindi è stato giusto, ecco, completare così la panoramica. Renato, un rapidissimo commento finale da parte tua. No, sono d'accordo, a prescindere. con tutto quello che dice Riccardo. Assolutamente sì, sottoscrivo. Bene, bene, bene.